Grazie mille, buonasera a tutti. Visto che i tempi sono stretti, anche io eviterò di stare a fare panegirici su chi sono. Chi vuole cercare qualche informazione su di me la trova in rete. In maggioranza troverete informazioni false. Chi non riesce a seguirmi può uscire dalla sala, gli altri possono stare tranquilli. Molto semplicemente, allora io mi sono preso un po' di appunti perché vagamente tendo a dimenticare quello che faccio. Dunque, come premessa, io giusto questo in parte ha a che fare con chi sono e cosa faccio. Io mi occupo, per vari motivi anche storici, professionali, di modificazione della percezione di realtà e di identità. Cosa significa? Sarebbe molto complesso, io qui lo farò, visto il tempo, in maniera estremamente breve. Tutti noi viviamo in una cosa che pensiamo di chiamare realtà, questa è semplicemente quello che il nostro cervello disegna e arreda sulla base degli stimoli che riceve e sulla base di parametri di costruzione di questi stimoli che riceve. Tutta roba che ci affrettiamo a dimenticare e continuiamo poi a utilizzare senza sapere cosa ne stiamo facendo. Perché dico anche identità, oltre che realtà? Perché per sapere chi sei devi avere un parametro di riferimento col mondo intorno a te. Esempio semplicissimo. Nel mondo in cui vivo, una brava persona aiuta una vecchietta a attraversare la strada. In un altro mondo in cui capita di vivere, una brava persona denuncia la vecchietta perché è ebrea e vive nella mia soffitta. E comunque uno lo fa per sentirsi una brava persona, in riferimento alla percezione di realtà. Quindi vedete come le due cose sono interdipendenti. Noi pensiamo di essere quello che siamo, in termini identitari, perché siamo così, ma non è affatto vero. Siamo così per un insieme di accidenti che riguardano soprattutto il contesto e la nostra interrelazione col contesto. Tutto questo segue delle regole. Queste regole vengono studiate in una roba che si chiama metacomunicazione, che alcuni simpaticoni a Palo Alto hanno specificato molto bene qualche decennio fa, e che da allora si guardano bene dal diffondere alla popolazione o mettere nelle scuole, ma invece utilizzano in maniera massiccia e molto profonda per preparare certi personaggi, quelli che poi chiamate spin doctor, quelli che chiamate le menti dietro, i think tank, eccetera. Ecco, quelli vivono di questa roba. Tutte le altre persone invece vanno in giro come dei ciechi su un campo minato. E questa è la condizione normale in cui viviamo. Perché ho fatto questa piccola introduzione? Perché questo è il lavoro di cui mi sono occupato per parecchi anni, in certi ambiti specifici che qui non sto a specificare. Ed è importante partire da questa premessa, secondo me, per approcciare un'analisi di quello che sta accadendo in termini un po' più ampli. Vediamo. Un paio di elementi di metacomunicazione applicati al processo percettivo di realtà dentro cui stiamo vivendo. Ce n'è uno che a me piace molto, che io chiamo il drappo rosso. Avete presente la corrida? Al toro fate vedere il drappo rosso e lui corre verso il drappo rosso. Non sa che è stato messo lì apposta perché lui corra di lì. Lui lo fa e basta, reagisce a sta cosa. Non sa quali regole obbedisce. Qualcuno però lo sa e si prepara con la spadina a infilzarlo non appena lui gli avrà dato le spalle. Ecco, il concetto del drappo rosso è una cosa dentro cui noi stiamo vivendo costantemente, in maniera estremamente precisa, per esempio, dall'inizio del millennio ad adesso. Vi faccio vedere un po' di drappi rossi. Terrorismo, Bin Laden, Al-Qaeda, ISIS, drappo rosso. Voi correte, qualcuno infila la spadina e scompaiono alcune cose, per esempio il vostro diritto alla privacy. Per esempio, in un ambito in cui io ho lavorato per un bel po' di anni, che sono le tecniche di interrogatorio, improvvisamente ricompare la tortura, che era scomparsa completamente, però poi ricompare. Perché? Perché voi siete tutti impegnati contro il drappo rosso. E questa cosa non è successa solo col terrorismo, è successa con una serie di altre cose, è successa con le crisi economiche. Vi dicono che stanno fallendo le grandi banche, qui bisogna per forza reagire in un modo o nell'altro. Risultato? Saltano le garanzie sul lavoro. Scompaiono le garanzie contro il licenziamento. Cioè, perché? Perché bisogna passare alla flessibilità, il mondo è in evoluzione, non lo vedi? Drappo rosso, tu corri di là e arriva la spada da dietro.
Poi è successo di nuovo, è successo per esempio con le crisi sanitarie. C'è una terribile malattia. Caspita, vi faccio vedere delle foto, dei filmati, vi faccio vedere dei dati, dei grossi dati. Vi scrivo, guardate, muore la gente, no? Come se fosse mai morta. E da quel momento tutti reagiscono dicendo accidenti, bisogna assolutamente avere una soluzione. Perfetto, la soluzione è non devi più uscire di casa, soprattutto dopo le 18. Perché come tutti sanno, dopo le 18 i virus si incazzano tantissimo di più. Voi si ridete, ma è vero. Allora, a questo punto tu sei lì che corri contro il drappo rosso e non ti accorgi che arriva la spada alle spalle. È successo anche di recente con le varie guerre, no? Per esempio ti dicono che c'è un problema in Ucraina, non si sa da dove è iniziato, chi l'ha iniziato, perché, ma che cose noiose. C'è un aggressore, un aggredito, quindi per fare la pace dobbiamo subito mandare delle armi a dei partigiani nazisti, perché è il modo corretto di fare la pace come si sa da sempre. E quindi voi correndo contro il drappo rosso, tac, spadata di dietro, che si accetta anche questa nuova demolizione specifica di un nuovo modello percettivo. Ora, questi esempi che sto facendo vanno tutti in fila, l'ultimo è eclatante adesso, no? Per settimane, io non ho nella TV, per cui io non, in realtà non seguo molto le cose, però mi arrivano di rimbalzo, tipo magari a volte Margherita mi manda magari, o condivide delle cose, io le guardo, le vedo e dico, cavolo, no, cioè, non mi sarebbe mai neanche venuto in mente che potessero succedere, ma per settimane, da quello che ho capito, poi correggetemi se ho capito male, sui media mainstream si è discusso non se Israele stesse bombardando bambini, donne e anziani, comunque sono civili che non c'entravano niente, ma quanto fosse corretto che lo faceva. Io quando l'ho visto ho detto, scusate, ma vi siete rimbambiti tutti? Cioè io ero rimasto che non si bombardano le persone innocenti, punto. Non è che dobbiamo vedere se per caso, in questo caso, era corretto. Cioè proprio non c'era sta roba, no? Io mi ricordo i cortei con l'arcobaleno, quello che si parlava prima dell'arcobaleno, no? Pace, pace, cioè pace, pace, pace. Non però, insomma, quelli lì hanno fatto una cosa brutta, gli amici, i cugini, i zii di quelli lì hanno fatto una cosa brutta, quindi bombardiamo anche donne e bambini, no? Ecco, cosa cambia? La percezione di realtà e la percezione di identità. Cioè, accendi la TV e trovi che un giornalista famoso, importante, arriva e dice, beh, ma che altra soluzione c'era? No? E tu dici, cazzo, in effetti, che altra soluzione c'era? Tranne bombardare donne e bambini, cioè, a tutti verrebbe spontaneo, no? Cambi tu, cambia la concezione di realtà. Prima era quella in cui non si bombardano donne e bambini, dopo è, però, se succede quella roba lì, fin dei conti, qualche bombetta anche su donne e bambini, vogliamo mollarlo o no? Ed è la stessa cosa, se arriva un'influenza, insomma, vogliamo metterlo il caprifuoco, sì o no? Tutte cose che prima erano no, punto, cioè non c'era un forse, parliamone, c'era no e basta. Ma quando cambia la percezione di realtà, poi cambia la percezione di identità, cioè tu diventi uno che accetta queste cose. O comunque che le considera possibili, magari le rifiuta, le combatte, ma le considera possibili, prima non le consideravi possibili. Questo è addestramento percettivo. Noi siamo addestrati percettivamente dall'inizio del millennio, cioè dal 2000, con una operazione strategica di ridefinizione della percezione di realtà e di identità mirata a delle popolazioni specifiche, cioè tutta la popolazione europea, tutta la popolazione nordamericana, tutta la popolazione, diciamo, giapponese, sudafricana, dell'Oceania e probabilmente di altre aree quali, quelle più urbanizzate, quelle più avanzate, quelle più tecnologicamente avanzate. E vi faccio un piccolo flash. Lo sapete dov'è che il Covid non ha ammazzato praticamente nessuno? In Africa. Perché non hanno la TV. Quindi lì non ammazzava il Covid. Questa è la, come dire, secondo me, dal mio punto di vista esaltato di chi si occupa di metacomunicazione da tanti anni, il punto focale. Capire che noi non viviamo in una realtà. Noi viviamo in una rappresentazione della realtà, il che non è patologico, non è che è un imbroglio, è normale. Noi viviamo sempre in una rappresentazione della realtà, perché è quello che il nostro cervello riesce a rappresentarsi. Ma qui c'è qualcosa di malizioso, di profondamente malizioso, che è qualcuno che da un bel po' di tempo ha cominciato a studiare bene come funziona sta roba e avendo a disposizione dei mezzi che prima non c'erano, perché non c'erano, che sono i mass media, ha cominciato a operare una trasformazione in questa percezione di realtà e quindi di identità. Il tutto
molto sotto il livello del nostro radar. Tant'è che la maggioranza della gente che ci casca non è che ci casca perché è stupida, ci casca perché proprio non se ne accorge. Cioè, questa cosa gli arriva sotto il livello del radar, non se l'aspettano. Tant'è che quando tu provi a dirgli, ma non ti sei accorto che c'è una correlazione tra questo e quell'altro evento, ti dicono, ma di cosa parli? Chiaramente sono cose diversissime tra loro. No? Cioè, una pandemia, che cos'ha in comune con una guerra? Che cos'ha in comune, non so, con le crisi economiche? Ma dai, no? Però tu vai a vedere, vai a scavare. Chi sono i gruppi di potere, i personaggi che fanno scelte, che portano e conducono e dirigono questo tipo di processi? Sempre gli stessi. Sempre gli stessi. Allora uno, cioè, o è stupido o si accorge che qui dietro c'è una precisa agenda. Poi se anche uno è così stupido da non accorgersene da solo, come succedeva nei decenni scorsi, in cui alla gente come me veniva definita complottista, per cui vabbè dai, adesso te lo dicono, cioè, non è neanche più che lo tengono nascosto, te lo dicono in faccia. Fanno una riunione internazionale del World Economic Forum e ti dicono, signori, abbiamo deciso che la democrazia basta, da finì. È una rottura di balle, si perde tempo, la gente è tanto stupida, vota un po' a cavolo, quindi basta, chiudiamola questa cosa. Andiamo verso un altro modello. Te lo annunciano. Ok, ripartendo da quello che dicevo all'inizio e facendolo un pochino più schematica. Le fasi di attuazione di questo tipo di processo funzionano sempre allo stesso modo. 2001, 11 settembre. Non discutiamone, qui c'è una persona, Roberto Quaglia, che ha scritto un libro molto approfondito su cosa è successo l'11 settembre, su tutti gli elementi da andare a guardare. Non entriamoci, o meglio, chi vuole lo compra, lo legge, discute con lui, ne parla e approfondisce, ma anche facendo finta di niente. Qualcosa è successo l'11 settembre, dopodiché una serie di diritti sono scomparsi. Una serie di diritti alla privacy, per cui molte polizie, molti servizi segreti è stato permesso di andare a trufolare dove volevano, eccetera, perché c'era un'emergenza. Hanno cominciato a controllarci fin nel buco del sedere quando prendiamo un aeroplano, cosa che prima non succedeva. Ma adesso se hai una boccettina di profumo, ti sequestrano le orecchie, no? Ok, e quindi insomma se siamo sotto, abbiamo subito una serie di penalizzazioni, però c'era un'emergenza, c'era il terrorismo, questi abbattono palazzi, insomma, terribile, no? Ecco, perfetto. Poi a un certo punto sono arrivate le crisi sanitarie, tipo l'Ebola, che poi tra l'altro alcuni se ne dimenticano, ma c'è stato l'Ebola. C'è stato cos'era? H5N1, lì cos'era, insomma, poi l'aviaria, la suina, no? Che per inciso sono state dimostratamente dichiarate dei falsi storici, cioè delle vere e proprie bufale, cioè delle cose che erano state ingigantite ma che non avevano poi sostanza e concretezza. Ecco, quando sono arrivate tutte queste cose, quando è arrivato il Covid, la mia domanda è: ma secondo voi i terroristi di Al-Qaeda dove erano? E dove sono andati dopo? Quelli dell'ISIS, dove cazzo sono? Erano tutti in coda al loop vaccinale, sono morti, hanno preso il Covid tutti, che prima erano una minaccia terribile. Il morbillo, signori, il morbillo, fino al 2018, il morbillo era la causa 1 di estinzione del genere umano in arrivo. Poi basta, ce ne scordiamo, no? Vedete, questo è il processo, che non ha a che fare col contenuto. E qui introduco un altro grosso elemento fondamentale dei meccanismi di metacomunicazione, che è fondamentale identificare i processi nell'ambito dello sviluppo percettivo delle cose e i contenuti invariabilmente, lo so che qui qualcuno verrà l'orticaria, ma è venuta quando me l'hanno detto, i contenuti sono solo distrazione. Io mi occupavo di omicidi seriali, serial killer, no? Al tempo. E mi ricordo che un convegno che avevo organizzato io a Milano, al Tribunale di Milano, negli anni 90, e ero tutto pompatissimo, io me lo studiavo tutto, andavo dappertutto, ero gasatissimo su sta cosa, mi piaceva da matti, quindi in termini di contenuti ero pieno di nozioni. E tra gli invitati, il relatore a questo convegno c'era un colonnello dell'aeronautica, che era un mio caro amico, che si occupava di metacomunicazione, che io ai tempi conoscevo sui generis, diciamo, come cosa. Lui prende la parola e la prima cosa che dice è: io di serial killer non so niente, ma non serve. Io mi occupo di organizzare task force
per risolvere emergenze, problemi emergenziali, nell'ambito privato, tra l'altro, no? Però si può applicare sta roba ai serial killer. Ha cominciato a fare tutto un discorso che, vi dico, da persona che studiava da 4, 5, 6 anni di fila tutto quello che puoi sapere sui serial killer, mi ha detto, oh, questo qua sa tutto. Non sa niente, ma sa tutto. Perché? Perché lui si occupava dei processi, non dei contenuti. Questa cosa qua è molto importante da mettere a fuoco nella vita quotidiana, in tutte le situazioni. Noi definiamo la nostra esistenza e le nostre percezioni di realtà e identità sui processi, non sui contenuti. I contenuti, per quanto noi ci affezioniamo ad essi, sono letteralmente distrazioni. E questo, chi diciamo decide di utilizzare queste conoscenze, queste capacità per definire le nostre vite, lo sa benissimo. E quindi cosa fa? Ci riempie di contenuti. Ci ammazza di contenuti. 13.000 dati, anche contraddittori. Benissimo, così litigherete tutto il tempo. Se sono morti 12, 15 o 25 persone nel primo trimestre, se quei dati sono falsi, ma quello lì l'hanno arrestato. E nel frattempo il processo si compie. E voi siete lì che litigate su un dettaglio del cazzo che nel frattempo il processo è andato a termine, voi avete già raggiunto quella cosa e siete andati avanti. Qual è il processo, per uno dei processi che ci è passato sotto il naso dall'inizio del millennio ad adesso? L'ho accennato in molte forme, adesso ve lo metto in luce. 3 minuti, ho finito. Arriva un'emergenza, terrorismo, crisi economiche, crisi sanitarie, emergenza climatica, porta sega, pieno di contenuti, non porta niente quello che sta succedendo, finisce l'emergenza, o comunque arriva la risposta all'emergenza, scompare cosa? Sempre, letteralmente ogni volta, garanzie e diritti. Lo Stato di diritto, boom, ne perdi un pezzo. Dopodiché arriva un'altra emergenza e del pezzo che ci siamo perduti lì non se ne parla più. Perché? Perché l'avete accettato. Perché nella percezione di massa è stato accettato che quando tu devi prendere un aereo, loro devono controllare qualunque cosa tu abbia addosso o non addosso. Cosa che prima non c'era, ma dopo sì. Perché è diventata luogo comune che se tu fai interrogare gente all'estero da specialisti, li puoi torturare. Cosa che prima non si poteva fare, ma adesso sì. E questo vale per le crisi economiche, per tutto quello che sta succedendo. Vedete come i contenuti poi sfumano, chi se ne frega? Chi se ne importa del dettaglio del contenuto? Quello che sta succedendo è che ci stanno distruggendo lo Stato di diritto sotto il naso. E noi ci stiamo abituando a questa cosa, persino lottando contro questa cosa ci stiamo abituando a questa cosa. Ora, avendo 3 minuti, non faccio tempo ad andare all'ultima parte, ma in 13 secondi vi dirò che esiste anche, cioè che esiste, che c'è molta roba che si può fare, e in termini ultra ultra veloci, la controinformazione è uno degli elementi essenziali. Perché? Perché presenta un'altra immagine della realtà. Quindi, per esempio, il mio invito, che ho fatto tante volte a Margherita, a Casa del Sole, e anche altri emittenti o fonti di controinformazione, è: smettiamola di parlare di quel mondo, parliamo di un altro mondo, quello che nessuno vede. Parliamo dei festival che organizziamo noi, parliamo delle cose in cui c'è cultura, in cui c'è una nuova idea, una modalità diversa, parliamo di quello, viviamo in quello, perché più viviamo in quello, più sgonfiamo l'altro, perché quello vive della nostra percezione. E questa è una delle prime cose. Seconda cosa, la resistenza e la lotta politica, eccetera. Lo dico in due parole. Io non ci credo, cioè non è che non ci credo, sono convinto che non sia la soluzione, perché vive ancora di quel sistema in cui tutto questo si è creato e in questo momento è incancrenito, quindi alla fine in un modo o nell'altro riesce sempre a distruggerlo, anche con le migliori intenzioni che si faccia. Però un'utilità ce l'ha, lo tiene impegnato il Leviatano. Quindi da questo punto di vista anche questi aspetti qua sono interessanti, io non li vedo risolutivi, ma interessanti sì. Terza e secondo me più importante, quella che ho chiamato grande bivio, ma non posso dire niente di questa roba che dovrei parlarne per 10 ore di fila, lo dico in una parola una cosa, è sia collettivo, e viene dopo, ma prima di tutto individuale. E questo è un campo, quello individuale, e su questo mi fermo, in cui ciascuno di noi non ha rivali, ciascuno di noi è onnipotente su se stesso e sul proprio mondo percettivo. Voi non potete convincere gli altri, non potete portare gli altri da nessuna parte, ma potete convincere voi stessi e potete portare voi stessi da qualunque parte.
Quello è il vero potere che ciascuno di noi ha. Se ognuno di noi cominciasse di nuovo a focalizzarsi su quello, saremmo un esercito invincibile. Grazie a tutti.